Caro collega, mi farebbe piacere se la prossima volta lei mi scrivesse in italiano. Alberto Einstein! Non ha bisogno di esservi presentato. Nelle vie e nelle piazze qui intorno ci sono le tracce, le impronte di Albert Einstein. Di questi vividi ricordi abbiamo avuto informazioni da parte di Ernestina Maragoni. Conobbi Alberto, mentre stavo imparando a fare il morto nelle acque del Ticino. A Pavia gli Einstein alloggiano in una bellissima residenza, potremmo proprio definirla anche lussuosa. Nel gennaio del 1921 Albert Einstein cominciò un'altra corrispondenza in lingua italiana con il matematico Federico Enriquez. Domani partirò per Bologna, dove devo tenere una conferenza in italiano. Poveretti. Einstein parlò della sua famiglia, della passione per il violino. E passeggiando con lui per le strade di Bologna, notammo che aveva un fine gusto per l'arte. Probabilmente parte del successo delle conferenze è che sono comprensibili, non solo nel senso che gli argomenti sono accessibili, ma nel senso che Einstein parla in italiano. Venga e capirà.